È il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, il nuovo presidente dell'Auri, l'autorità umbra per rifiuti e idrico, l'ente unico regionale che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti e dei servizi idrici in Umbria. Eletto all'unanimità con 3 soli astenuti dall'Assemblea dei Sindaci riunita a Foligno, Ruggiano prende così il posto del dimissionario Cristian Betti. Sono davvero contento, la soddisfazione è che una piccola cittadina come Todi possa rappresentare quasi all'unanimità tutti i comuni dell'Umbria, potremmo dire all'unanimità, è una grossa soddisfazione, insomma ringrazio tutti per questa elezione. Nella stessa occasione è stato anche rinnovato il consiglio direttivo che è ora composto dai sindaci di Perugia Eterni Andrea Romizzi e Leonardo Latini, dal sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, da quello di Spoleto Umberto De Agustinis e dai primi cittadini di Città di Castello, Orvieto, Arrone e Magione, rispettivamente Luciano Bacchetta, Roberta Tardani, Fabio Di Gioia e Giacomo Chiodini. Quest'ultimo è stato eletto vicepresidente dell'ente. Sul tavolo del nuovo presidente Ruggiano, i primi problemi da affrontare saranno la dispersione della rete idrica e il tema dei rifiuti, in particolare la chiusura del ciclo, uno dei più scottanti non solo a livello regionale ma nazionale. È il centro della politica dell'Umbria dei prossimi anni, il problema dell'idrico e dei rifiuti. Queste sono le cose più importanti, da questo dipende il nostro benessere, il nostro territorio e a cadere poi il lavoro, tutto quello che c'è. È stata la stagione da noi delle discariche, siamo tutti d'accordo nel chiudere questo ciclo, si tratta di vedere se farlo con impianti umbri, se farlo con impianti che vengano fuori dalla regione. Intanto l'impegno massimo è migliorare la differenziata, in modo che si possano abbassare questi problemi. Poi sul resto lavoreremo tutti insieme con soluzioni condivise. L'assemblea dell'Auri è fatta apposta perché possano esprimersi tutti i 92 sindaci e quindi diciamo, non ci saranno posizioni né di prevaricazione, si lavorerà concordemente come abbiamo sempre fatto.